15 aprile 1995. Al Meazza in programma il derby di ritorno. In classifica è messo meglio il Milan, ma in campo le posizioni si ribaltano. 1-0 nel primo tempo per l'Inter, poi Jonk mette al sicuro il risultato. Prendiamo omaggio con questa rete da rapinatore dell'area di rigore a Wim Jonk, del quale avevamo già parlato in precedenza, come di un gregario di Dennis Bergkamp, giunto al rimorchio della stella olandese. Poi lui si rivelò abbastanza prezioso nell'Inter di Osvaldo Bagnoli. Non è stata un'esperienza, un'avventura esaltante forse quella di Jonk in maglia nerazzurra, non ha giocato molte partite con l'Inter, però ha fatto dei gol importanti. Qui si toglie la soddisfazione di segnare un gol, ripeto, da rapinatore d'aria, perché allungando le sue leve riesce a soffiare praticamente la palla da sotto il naso di un difensore del portiere del Milan. Dopo il gol di Seno a fine tempo, raddoppio di Jonk a metà ripresa. Segnare in un derby ovviamente è sempre qualcosa di particolare, quindi anche i gregari, come abbiamo visto già per Minaudo, per Oriari e per altri giocatori di questo cliché, anche per i mediani a volte arriva il paradiso. Un giocatore di metà campo abbastanza diligente, un giocatore che sapeva giocare in verticale. Non era rapidissimo, ma la grande dote di questo centrocampista è che portava appunto ogni tanto a segno le proprie bordate. Un giocatore che forse non sarà ricordato nella storia dell'Inter in assoluto, però il suo lavoro lo ha sempre fatto in maniera onesta e decisa e anche con qualche punta di qualità come questa.